Parliamo di uno dei pionieri dell'alpinismo Belsazar Hackett. Un libro dedicato a Hackett è stato completato e presentato dall'udinese Melania Lunazzi. L'autrice è stata intervistata da Erika Jazbar. Sentiamo. Siamo nel Settecento e siamo in un'area, la nostra, quella delle Alpi orientali, che è sempre stata un po' al di fuori dei riflettori principali degli storici dell'alpinismo. Infatti qual è la storia che è passata alla storia dell'alpinismo? È quella della salita al Monte Bianco, quando parliamo di primordi dell'alpinismo, cioè di Settecento. E invece questa figura di straniero, perché le sue origini sono francesi, che attraverso delle vicende rocambolesche arriva qui da noi in Carniola a fare il medico delle miniere a Idria, è interessante perché si muove in un territorio del tutto nuovo, da solo, e comincia ad andare in montagna con uno spirito prima da ricercatore di erbe, da ricercatore di pietre, da ricercatore di fossili, con l'intenzione di studiare la storia del mondo, e poi comincia ad andare in montagna proprio per il piacere di andare in montagna.